Bella ragazzi, rieccoci qui, Dark Zone su Watch Dogs. Riprendiamo dove ci eravamo lasciati, vai, ricordate lui aveva sognato la madre, eccetera, eccetera. Andiamo a vedere che missioni ci tocca spolparci. Innanzitutto, una cosa è chiara, bisogna uscire dalla stanza del motel. Faccio sentire il file. Hayden Pierce 5. Devo pensare ad altro. Per fortuna la città è piena di distrazioni che non possono sfuggirmi. Multato per occupazione abusiva. Erede designato della casa di famiglia. Profilare persone per individuare eventuali attività criminali vicino al tuo nascondiglio. Proprio vicino a casa mia, questi vogliono venire a rompere il cazzo. Chiamato a fare parte di una giuria. Multato, questo riguarda spesso delle torture porno. Del torture porn, sarà qualche cosa strana, boh. Quante? Ok, penso che vada bene così, io ne voglio karate ancora. Fantastico, raga. Quante cozze di cose si possono fare. Ha subito un intervento di chirurgia estetica. Indaga nell'area del possibile crimine. Allora di prendere un'auto. Che cazzo è questa? Sembra le Civic, quelle di Fast and Furious, del primo. Fuori, fuori dai coglioni, merde. Ok, dai. Dobbiamo essere vicini, 60 metri. E da queste parti. L'occhio a dove vai, non farti scoprire. Lascia fare al profiler. Ah, vabbè, non farti scoprire. Aspetta, madorme, CTO. Se non intervenire, prendi il canale di suicidio per ottenere una ricompensa della reputazione maggiore. Sarà dura prendere il criminale senza ucciderlo, perché me lo voglio pulire subito. Partecipa a quiz televisivi. Collezionista d'arte. Usa la data di nascita come password. Collezionista d'arte. Guarda spesso film con mostri. Potenziale vittima Ecco la tomba, sta 22%, seguendo. 21%. Segui la possibile vittima. Ok, ecco il malvivente. Ehi, dobbiamo parlare. Non c'è niente di cui parlare. Abbiamo chiuso. Rassegna. Ti sbagli, non. Merda, mi ha visto. Non posso farlo fuori solo per un insieme a seminatorio. Aspetterò un altro giorno per attaccare. Porca trota. Prossima volta starò Fan del zitto. futuro, mi sono fatto fottere da sta merda. Vediamo un po' dove possiamo andare. È andato in overdose. Nicky, senti, lo so, la festa è iniziata. È quasi finita. Tu dove sei? Sto arrivando. Ah, mi farà impazzire. Jackson ci tiene davvero, non vede l'ora. Vieni qua, ci manchi. Anche voi. Arrivo. Scusami, Nick, ma ho una chiamata. Ci vediamo presto. Bene, sei uscito. Senti, se ti serve una macchina, fammi uno squillo. Ci penso io.
Auto usate? Preferisci dare il tuo nome a una concessionaria? Io non faccio domande, questo tizio mi rimedia ciò che voglio, anche a te se vuoi. Ah, preferisco scassare e fottermi questa. Come sta, Maurice? Ah, quello sta una vera favola. Ci penso io a scaricarlo al solito posto. Mi serve vivo, Jordi. Ok, ok, vivo, certo. Va contro la tua natura, eh? Fosse per me un colpo in testa e via, ma paghi tu, quindi lo lascio in vita quanto vuoi. Io voglio solo i soldi. Accedi al tuo smartphone, l'app auto a richiesta, sblocca i veicoli da acquistare, acquista i veicoli non disponibili in tante missioni, o aggirando i CV dall'app auto, addirittura si acquistano i veicoli direttamente dall'app. Lo smartphone. Auto a richiesta, vedete, ci sono le auto, per mo' solo questa, e costa 50.000 testoni, 50.000 capesante. Preferisco rubarla a sto punto. Tanto 50.000 è un furto lo stesso. Almeno la rubo e mi risparmio i soldi. Grande fratello è la missione, mi sa. Sì. E allora andiamo nella casa del grande fratello, va. Bene. Ci si possono creare anche i semafori. Anche se è un po' pittamuscia st'auto. Devo fottermi qualcosa di più interessante, non so. Ma non vedo proprio macchinari in giro, almeno per il momento. Nel gameplay trailer di Watch Dogs c'era invece un macchinone. Forse si troveranno più avanti. Mi fotto tutto. Dovremmo esserci. 250 metri ancora, interessantissima la cosa. Sì, diciamo che la controabilità delle macchine non è male, non è malvagia. Grande fratello, si entra nella casa, signori, il grande fratello. Ok. È dal funerale che non vedo Nicky. Sarò pronto. All'ultimo compleanno di Jax, Lena cantava stonata tanti auguri. Era davvero incontenibile. Adesso ho paura del silenzio. Unisciti alla festa in giardino. Mi ci unisco molto volentieri, sinceramente, quando ci sono delle feste. Ah, ma sarà una festa per bambini, vedo palloncini. Multato per uso di documento falso, incredibile. No, non posso entrare in casa. Faccio il giro. Che c'è un party, raghi, sexy, sexy girl. Ci siamo. Quanti anni hai? 10. Secondo me ne hai 9. Sono 10. 9, 10. Beh, allora vuol dire che ti becchi 10 solletichi di compleanno. Cosa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Resta qui. Dopo un anno tu arrivi. Tardi. Dopo un anno. Sì, mi dispiace, Nick. Davvero. Vieni qui. Fatti un po' guardare. Sei invecchiato. Oh, grazie. Grazie mille. Il suo primo compleanno senza Lena. Come sta? Continua a parlare solo con me. Yolanda dice che in questo modo riesce a mantenere il controllo. Yolanda? La terapista. Lo sta aiutando. E funziona. Ci vuole tempo. È dura, ma ce la faremo.
Jax. Ehi. Scusa, il ritardo. Me lo dai un abbraccio? Wow. Sei davvero grande. Allora, chi hai ricevuto? Wow, il guaritore. Forte. Gli hai comprato un bel giocattolo. Perché non giochi un po'? Devo parlare con lo zio. Sì, lo zio arriva subito. È importante che tu sia qui. Devo essere sicura che ora è tutto diverso. È così. Tu, Jax, conta di più di chiunque altro. Io mi prenderò sempre cura di voi. Da bravo fratello maggiore, eh? Entra in casa di Nikki. L'ultima volta ero qui per il compleanno. Ma capito come ha detto un anno da? È passato un anno dalla chiamata che ci ha fatto. Jackson la adorava. Come tutti. Ti sei perso la festa. I ragazzi hanno giocato al giustiziere. Imitavano quel tipo di cui parlano alla TV. Fammi indovinare? Il giustiziere era Jax. Tutti giustizieri, mentre io ero unica cattiva. Ma gli ho dato parecchio filo da torcere. Dovevo venire prima. Dovevo avvisarli di stare attenti a mia sorella. Collegata al CTOS. Ricordi quando tu e mamma stavate malissimo, ma papà ha insistito che dovevi avere la tua torta di compleanno? Era davvero una cosa immonda. Tutta storta e bruciata. Proprio tipico di papà. Ha fatto un sacco di stronzate, ma... Cioè, fa... Assurdo, anche era pure il giocattolo. Ma senti come farlo. Sta curando il disturbo post-traumatico da stress. Davvero? No, non voglio interromperti. Esploriamo la casuccia per Benino, vediamo un pochino. Ascolta il telefono di Nikki. Oh, bene. So dove abiti. Hai chiuso a chiave la porta. Bastardo. Mazzo, un pezzo di merda, minaccia la nostra sorellina. Chi era? Nessuno, uno scherzo idiota, capita. Secondo te è resistente? Hai riconosciuto la voce? Cristo, Aiden, lascia stare, ok? Ok, quello vuole entrare qui dentro. Tu che ne sai di cosa vuole Stai fare? Stai controllando le porte. Senti, posso gestirmela da sola, non ci serve il tuo aiuto. Nikki, io posso rintracciarlo. Ok, senti, Aiden, Dio non sei cambiato affatto. Non ci serve il tuo aiuto, smetti di voler risolvere i nostri problemi. Ogni volta che ci provi, peggiori solo le cose. Meglio che vada. Sì, direi che è una buona idea. Poi quando vengono e te si scopano in casa, vediamo. Grande e grosso e fai gli scherzi. Vediamo se ti senti al sicuro dopo che ti ho tracciato. Non ha fatto i conti con il maestro dell'hackeraggio. Eccoti. Neutralizza il sospetto. Ah, è pure qua vicino. Ah, in macchina. Prendiamo la macchina. Mi sembra la stessa di quella prima. Un altro polmone sarà. Yeah! Controsenso, consiglio precedente, via, via. La mia famiglia è minacciata, ancora. Che mi sta dando le paste e fagioli, no? Recupero qualcosina, grande discesa. Eccolo il figlio di cagna. Cazzo, mi cammina, guarda, me lo sto recuperando terreno, boom. Boom. Oh, cazzo, continua la corsa. No, cazzo, ho perso
Porca puttana, sto andando a seguire quell'altro, sta fuggendo, no! Cosa ho esagerato? Devo recuperarlo, c'è il tempo, dai, dai, dai! Sei proprio impazzire. Torna, ok? Prometto che non darò di matto. No, 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 non me la fare finire, non me la fare finire. Ok, bello, abbiamo ripreso, abbiamo ripreso. Stai inseguendo quel tizio, vero? Ecco. Lo stai facendo ora. È incredibile. Sorry, lì, lo faccio fuori. Basta fare l'eroe, Aiden. Smettila. Come dici? Il segnale è disturbato, non ti sento. Ma mi senti benissimo. Devi piantarla subito. Prima o poi lo devo neutralizzare, però. Dove cazzo scappa? Ci sei ancora? Non sento. Ok, devo andare. Boom. Guarda, è un osso duro sto fio di zoccola. Ma non può fuggire al giustiziere dell'aggraggio. Bastardo. Dove cazzo stanno sulle scale mobili? Assurdo. Ha investito dall'altro una persona e gli è volato mezzo busto. Ok, a parte quello. Guardate come gira in tondo sta cagna. Sono andato a sbatteria invece di mandare a lui. Ti sono nel culo, zucchero. Ti vengo in culo. E che vabbè, vabbè, dai, che cosa fa? Di cemento armato e fatto st'auto? Trovo a sciogliere le vete al cazzo adesso, stronzo figlio di puttana. Cazzo. Vaccino obesa. Cosa vuoi? Tra l'altro anche più veloce a piedi. Spara pure, wow. Ti sei stancato, zucchero. Io non mi stanco mai, vedi? Ti hackerò il culo. Boom, boom, boom. Ok, hackeriamo il telefono per ottenere delle risposte. Pezzo di merda. E da bene che non ti faccio secco. Siamo d'accordo. Cazzo, tutti questi soldi solo per fare uno scherzo al telefono. Nicky Pierce, eh? Le dirò delle serrature e di suo figlio. Ma questo non è affatto giusto. È questo il punto. Ha pagato questo stronzo per spaventare Nicky. Chi pagherebbe? In effetti c'è qualcosa di losco dietro. Come andiamo col Dezek? Mi servono gli hack del CTOS. Ci sto provando. Ti stanno valutando. Dammi tempo. Ok, allora devi aiutarmi. Vuoi tracciare una chiamata? Per il mio miglior cliente, certo. Aspetta, che sto cercando? Un tizio che ha minacciato la mia famiglia. Dimmi, chi è che lo paga? La chiamata è stata fatta dal quartiere Loop. Ma non so dirti altro. Ok. Se riesco ad hackerare il sito S nel Loop... Io posso scoprire il punto esatto da cui ha chiamato. Proviamoci. La Bloom sta costruendo un nuovo sito S nel Loop. È perfetto. Il mese scorso il Dedsec ha cercato di attaccarlo. Abbiamo fallito. Hanno aggiunto altre guardie armate. Non sarà facile. Attento. Sembri mia sorella. Calmati. Sarò armato e pericoloso. Oh, missione completa al Grande Fratello. Vabbè raga, questo video termina qui. Mi raccomando, lasciate tanti bei pollicioni e appuntamento al prossimo. Ciao a tutti. Bloom assolda dei mercenari per sorvegliare i centri CTOS. Saranno ben equipaggiati e pronti ad agire. Ma anch'io.